Ciao, qui siamo nella radiologia pediatrica del Burlo. Qui si usano i raggi X che attraversano il corpo e fanno un'immagine. I raggi X sono radiazioni come la luce e il calore. Anche l'elettricità e le onde radio sono radiazioni. Tutti siamo esposti ogni giorno a piccole quantità di raggi. Bisogna usare i raggi il meno possibile nei bambini. Per fare i raggi si usano delle macchine particolari. I genitori possono rimanere accanto ai bambini. Con i raggi X si possono visualizzare le ossa, i polmoni non fanno male, ma bisogna stare fermi, come quando si fanno le foto. Nel corpo umano ci sono più di 200 ossa. Talvolta si possono rompere. Si può controllare come stanno i polmoni o il cuore. Talvolta facciamo raggi anche ai bambini, anche ai neonati. Con i raggi X si controlla se si è mangiato qualcosa di strano. Il gancetto dell'albero di Natale, il gancetto della chiusura della lampo, una grossa vite, puntina da disegno, lampadina oppure una ballerina. Ma queste sono proprio pericolose. Calamite, pila, lito. In alcuni esami si dà da bere una sostanza che si chiama bario per vedere meglio l'esofago, lo stomaco e l'intestino. C'è anche un apparecchio che serve a vedere meglio i denti. La TAC va bene per le urgenze o per vedere se si è rotto qualcosa. Questo è un bambino andato in bici senza casco. Vedete qualcosa di strano? Poi c'è la stanza dell'ecografia. L'ecografia non utilizza radiazioni, ma ultrasuoni. Ultrasuoni. L'uomo non è in grado di udire gli ultrasuoni, ma altri animali hanno e altri animali sì. I cani, i delfini, le balene, i pipistrelli. Anche i sottomarini utilizzano gli ultrasuoni, sonar. L'ecografia serve per scoprire, ad esempio, come mai si ha il mal di pancia, alieni. I ginecologi guardano i bambini che stanno dentro la pancia della loro mamma. Bisogna sapere l'anatomia del corpo umano. Bene, questo è il fegato, la milza, rene destro e rene sinistro, eppure la vescica. Ultima, ma molto importante, è la risonanza magnetica. Non si usano le radiazioni, ma campi magnetici. Non sono dannosi per il bambino, ma bisogna stare fermi. C'è anche la TV, ma se non si sta fermi, si possono anche addormentare i bambini più piccoli. La risonanza studia molto bene il cervello. Buona visita!